Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nuvole di Bellezza. Oggi parleremo di capelli e in particolare andremo a parlare di una linea particolarmente famosa nonché amata e si tratta dell'Elvive Hydra Hyaluronic. Innanzitutto volevo farvi vedere i prodotti che ho utilizzato per realizzare questo make-up nel caso foste interessati. Perché ho provato per la prima volta questo L'Oreal Age Perfect, questa sorta di fondotinta base viso. È un fondotinta cioè compatto, però è una sorta di balsamo. È un fondotinta balsamo indicato per le pelli secche e le pelli mature. E ho voluto provarlo e devo dire che mi è piaciuto molto. Ora, non so se si vede l'effetto, però devo dire che lascia sulla pelle un effetto molto naturale e comunque lascia una pelle molto morbida. Quindi, vabbè, adesso l'ho utilizzato solo adesso per la prima volta, però mi è piaciuto molto. La mia colorazione è la 01 Fair, ovvero la più chiara. Ed è esattamente come la vedete, sembra magari un po' più un colore un po' più, non lo so, albicocca, aranciato, però non lo so, in realtà una volta che lo stendete si fonde completamente, ha la texture di un balsamo, però non lascia la pelle unta, però regala questo effetto di luminosità che mi è piaciuto molto. Quindi almeno poi bisogna vedere la durata e tutto, però come prima impressione non è niente male. Di questo prodotto ho trovato un articolo di preview sul mio blog Nuvole di Bellezza. Poi il make up occhi molto rapidamente l'ho realizzato con due prodotti, un prodotto di MAC e un prodotto di Clio Makeup. Il prodotto di MAC è questo ombretto nylon della linea Frost, lo conosciamo tutti, è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. È questa sorta di giallino che però rimane molto molto luminoso. Vabbè, adesso qua, cioè guardate la luce che ha questo prodotto. Ecco, non so se potete vedere. Ecco, forse da lontano è ancora meglio, regala veramente un bellissimo effetto. Quindi ho utilizzato questo su tutta la palpebra e poi sono andata ad utilizzare solo diciamo un po' nell'angolo esterno e anche sotto comunque questo Sugar Free, questo ombretto cremoso di Clio Makeup. Eccolo qua. Spero si veda. Anche questo è una bellissima colorazione, vedete questo azzurro perlato, molto molto bello, che però vado a togliere perché come vedete ne ho uno qua, se non li togliete subito questi non praticamente non vengono più via. Infine sulle labbra, per concludere, ho un altro prodotto di Clio Makeup, questo rossetto liquido Nude Sunday, che è quello che indosso. È una colorazione in realtà molto chiara, anche se non lo so perché su di me mi sembrano sempre tutti scuri questi rossetti. Comunque non mi dispiace, regala comunque un bellissimo effetto. E questo è appunto il trucco occhi, spero si veda qualcosa. Come mascara invece ho utilizzato e continuo ad utilizzare il Banana Eyes di Neve Cosmetics. Vi ho già parlato di questo prodotto, questo mascara mi piace veramente tantissimo, lo uso con piacere e questo è l'effetto. Non so se si vede qualcosa, comunque è veramente un bellissimo mascara. Ha questo scovolino a forma di banana e ha un'azione molto incurvante, ma anche, come potete vedere, molto volumizzante. E in questo caso, rispetto all'ultima volta, ho fatto molte più passate, quindi ha un effetto più intenso. Ma passiamo oltre e veniamo al tema di questo video. Allora, in questo video, appunto,
Come vi ho detto, volevo parlarvi di questa linea Elvive Hydra Hyaluronic di L'Oreal. Questa linea comprende diversi prodotti, una linea che è già uscita da diverso tempo e nel mio blog Nuvole di Bellezza trovate un articolo di preview che vi lascio nell'info box dove potete controllare anche tutti gli inci nel caso foste interessati. E quindi abbiamo lo shampoo che io ho in questo maxi flacone da ben 690 ml, non mi finirà mai. Poi ho il balsamo è da 300 ml. Poi ho questo meraviglioso balsamo liquido, 8 secondi. Poi ho la maschera capelli, eccola qua. La maschera capelli è da 300 ml. E infine abbiamo lo spray, che anche questo è un altro prodotto eroe di tutta la linea. Ma partiamo dall'inizio. Questa è innanzitutto a chi è dedicata a questa linea. È una linea dedicata ai capelli secchi, disidratati, a chi ricerca morbidezza e allo stesso tempo comunque dei capelli più fluenti, più proprio setosi. Nella descrizione si parla di capelli rimpolpati. Ora non è che vi va a rimpolpare i capelli questo trattamento, però sentite come se il capello fosse più corposo, più setoso, altato, anche soprattutto meno ruvido. Ecco, io ho avuto questa impressione. Tenete presente che io ho i capelli comunque molto secchi e sono anche trattati chimicamente e quindi insomma non è che siano proprio il massimo della salute, però con questi prodotti vi posso preannunciare che mi sono trovata veramente bene. Partendo dallo shampoo, come potete vedere, si tratta di questo shampoo cremoso, ha questa texture, praticamente sì, è completamente cremosa, che regala un bellissimo effetto addolcente sui capelli. Io vi dico sempre che per la detersione preferisco dei detergenti cremosi, la stessa cosa comunque vale anche per i capelli. Mi trovo molto bene ad utilizzare degli shampoo in crema. Questo è uno shampoo che vi lascia i capelli super morbidi fin dalla prima applicazione. Non appesantisce, però sentite che il capello è proprio, cioè, se avete il capello secco dopo l'applicazione, anche solo dopo lo shampoo, sentite proprio che il capello è decisamente più morbido e è quasi più setoso al tatto. Quindi questo sicuramente è un prodotto che, ma vi posso dire come anche tutti gli altri prodotti della linea, che potrei ricomprare. A parte che qui ne ho un flacone da appunto 690 ml, non mi finirà mai, perché comunque io alterno i vari prodotti, però se vi piace, questo è comunque un formato molto molto conveniente. E tutta questa linea appunto contiene l'acido ialuronico. Quindi questo è già un prodotto che mi piace molto. Mi lascia i capelli molto puliti, profumati, idratati, setosi, veramente un ottimo prodotto. Poi passando al balsamo, in questa linea ne abbiamo due. Abbiamo il balsamo 8 secondi, che è questo qua liquido e fa parte della linea dei balsami lamellari. Sapete che sono usciti diversi di queste tipologie di balsamo. In realtà, forse se non erro, il primo è stato quello di Kerastase K Water, una cosa del genere. Trovate anche lì il link nel mio sito Nuvole di Bellezza, e poi comunque sono usciti anche quelli di Garnier, quelli di L'Oreal, e questo è quello dedicato alla linea acido ialuronico, ma ovviamente in gamma ce ne sono anche molti altri, ad esempio quello dedicato ai capelli colorati. E poi abbiamo il balsamo classico cremoso. Questi prodotti li potete utilizzare o da soli, singolarmente, o uno o l'altro, oppure anche miscelati insieme. Poi vi dico come io li utilizzo. Questo è appunto un balsamo che ha una texture assolutamente liquida. Va applicato sulle lunghezze, quindi non sulla cute. Si massaggia per 8 secondi. Ora non è che dovete stare a contare gli 8 secondi, comunque va tenuto in posa pochi secondi. Massaggiate i capelli e quindi risciacquate. Nel momento in cui l'applicate, sentite quasi i capelli come fossero più secchi, però in realtà almeno questa è stata la mia impressione.
Però in realtà appunto è solamente un'impressione, perché poi quando andate a sciacquare il prodotto con l'acqua i capelli diventano morbidissimi. E la cosa particolare è che anche se avete i capelli aggrovigliati, io comunque ce li ho lunghi ed è facile che si aggroviglino, soprattutto quando magari li faccio più mossi e tutto. Però utilizzando questo ho notato che risciacquando è come se i capelli si districassero da soli, una cosa veramente particolare. E comunque vi rimangono molto morbidi e molto setosi. Mi è piaciuto molto e questo posso usarlo anche da solo. Solamente questo, magari quando sono in velocità e poi passo, cioè sciacquo e passo all'asciugatura. Però in realtà la maggior parte delle volte io faccio comunque tutti i trattamenti, shampoo, balsamo, uso prima uno, poi l'altro, poi utilizzo la maschera, io comunque faccio sempre tutti i passaggi perché comunque il mio capello ne ha bisogno. Più cose ci metto e più è contento. Quindi questo è un altro prodotto consigliato, soprattutto magari a chi ha poco tempo, chi non ha tempo di tenere delle maschere in posa. Ovviamente questo ha più un'azione districante, ammorbidente sul momento, mentre se però avete dei capelli proprio danneggiati, ovviamente la maschera è un prodotto da tenere sempre in considerazione. La profumazione di questa linea è molto buona. E anche lo shampoo ha un profumo molto gradevole. Tra l'altro, a me questa profumazione poi rimane comunque sui capelli, probabilmente anche perché utilizzo tutti i prodotti della stessa linea. È una profumazione particolare, ma comunque molto molto buona. Quindi, anche questo è un ottimo prodotto, soprattutto dedicato a chi ha poco tempo. Io lo utilizzo da solo oppure in combinazione, cioè proprio miscelato al balsamo. Anche questo balsamo, così come il suo fratellino lamellare, ha un ottimo potere districante. E quindi lo applicate su tutte le lunghezze e dopo pochi secondi comunque sentite i capelli che sono immediatamente più morbidi, setosi, e proprio riuscite anche a districarli molto più facilmente. Quindi questa è una cosa che a me interessa particolarmente, soprattutto comunque avendo i capelli molto lunghi. Anche in questo caso ovviamente troviamo l'acido ialuronico, la texture è una texture cremosa. Vediamo, ve la faccio vedere, comunque è la classica texture di un balsamo, vedete sembra quasi un po' perlato. E la cosa bella è che appunto riesce a districare, idratare i capelli senza appesantire. Io ho i capelli molto secchi, però li ho anche molto fini e quindi, insomma, a parte che i miei capelli è difficile che si appesantiscano perché sono talmente secchi, però sapete che i capelli fini sono anche più soggetti a proprio ad appesantirsi. Però questo regala idratazione, però assolutamente senza appesantire, quindi veramente un ottimo prodotto. Infine terminiamo il trattamento, almeno la parte del lavaggio, con la maschera Hydra Hyaluronic, ovviamente anche questo è un prodotto assolutamente eccezionale. Questa maschera rispetto al balsamo regala un'azione più ristrutturante e con un effetto che si nota soprattutto a lungo termine. E soprattutto, come vi dicevo, utilizzando tutta questa linea assieme, ovviamente l'effetto è decisamente più visibile, ma sia visivamente perché i capelli sono più morbidi, cioè più luminosi, ecco, ma anche proprio al tatto perché li sentite più morbidi e setosi. Questa è una maschera che ha questa consistenza, io la applico su tutte le lunghezze e anche la cute, ma faccio così con tutte le maschere. Ovviamente se proprio avete i capelli super grassi, magari non vi consiglio di applicare le maschere sulla cute, ma a me comunque serve, anche perché appunto avendo i capelli trattati, mi serve avere un trattamento completo. E quindi questo regala un ottimo effetto anticrespo, lascia i capelli morbidi, setosi, lucenti. Questa è una maschera che sì, potete tenere in posa qualche minuto, però io ovviamente consiglio sempre di tenerla in posa, non so, anche mezz'ora.
certo, magari non è che abbiamo tutte le volte il tempo, qui parla di 2-3 minuti, però appunto io vi consiglio, se avete il tempo, lasciate in posa il prodotto per più tempo, appunto, perché sicuramente gli effetti saranno migliori. Poi concludiamo il trattamento con lo spray. Questo di nuovo è un prodotto veramente eccezionale, è questo spray per capelli all'acido ialuronico. Questo è uno spray che ha diversi utilizzi, lo potete utilizzare dopo shampoo e balsamo, maschera e tutto quanto, prima dello styling, quindi sui capelli umidi, proprio per andare ad idratare e nutrire il capello. Oppure lo potete vaporizzare anche sui capelli asciutti, e questa è una cosa veramente ottima, magari fra un lavaggio e l'altro, quando sentite che i capelli sono un po' più secchi del solito, magari anche le lunghezze, o sentite magari i capelli che sono un po' più crespi, applicate un po' di questo e sentite proprio il capello come rinato. Questo è un trattamento che consiglio, anche questo, a tutte le tipologie di capelli, capelli lisci, capelli ricci. Anzi, secondo me sui capelli ricci, perché comunque sono ancora più disidratati, se vogliamo, potrebbe avere un effetto ancora più ammorbidente, anticrespo, e potrebbe comunque aiutare anche nello styling. Questo è, vi ho detto, cioè è uno spray, no? Eccolo qua, e ha una consistenza cremosa, però allo stesso tempo è fluida. Ora, non so se si può vedere, però è un prodotto molto, profumazione veramente eccezionale. Ora vediamo di non fare disastri. Ecco, vedete, cioè ha una consistenza sì cremosa, però è un cremoso molto fluido. È praticamente un fluido. Lo vaporizzate sulle lunghezze e vi regala proprio un'estrema idratazione. Quindi, per concludere, cosa dire di questo trattamento? A me questo trattamento è piaciuto veramente tanto. Ovviamente era già un po' di tempo che lo stavo provando, però in realtà l'avevo accantonato e ora l'ho ripreso. Ovviamente lo alterno anche ad altri prodotti, però devo dire che mi è piaciuto tantissimo e soprattutto mi piace molto, come vi dicevo, utilizzare i vari prodotti assieme. Se dovessi consigliarvi un prodotto nel dettaglio, non saprei, perché dipende molto anche da quello che state cercando. Se state cercando uno shampoo cremoso, molto idratante, sicuramente vi consiglio questo. Se invece state cercando un trattamento veloce, così un balsamo veloce, non avete, tempo per tenere i prodotti in posa, sicuramente questo è ottimo. Il balsamo di nuovo è molto buono, la maschera ovviamente ha sempre quel qualcosa in più, perché oltre ad andare a idratare ha anche un'azione ristrutturante. A me è veramente piaciuto molto e sui miei capelli comunque vedo proprio la differenza. Quindi capelli secchi, capelli anche trattati chimicamente, ma direi anche capelli normali, questo è un trattamento veramente molto consigliato. Poi, ovviamente, se avete i capelli grassi, magari potrei consigliarvi, non so, questo, perché ad esempio lo shampoo sì che è delicato, però magari questa consistenza cremosa, non lo so, sui capelli grassi. A parte che non è detto, come sempre i prodotti, cioè le mie impressioni sono soggettive e i prodotti vanno sempre provati. Però ecco, è una linea che mi è piaciuta talmente tanto che non saprei quale prodotto nel dettaglio consigliarvi. Magari se volete un prodotto un po' più particolare potete provare questo. Questo ha un effetto veramente particolare perché subito i capelli sembrano, cioè sembra che non faccia effetto quando l'avete in posa, però poi quando andate a sciacquare il prodotto con acqua sentite una morbidezza estrema e i capelli proprio si districano da soli. Un altro prodotto veramente ottimo è lo spray, questo tra l'altro sono 150 ml, e vi durerà ovviamente una vita. E è un prodotto molto versatile, quindi lo potete utilizzare prima o dopo lo styling, fra un lavaggio e l'altro. Quindi questo è un prodotto multiuso, di nuovo da provare.
Che dire ragazzi, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete già provato questa linea. Io nel frattempo vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!